Buonasera a tutti, eh, grazie di questo invito eh, che mi fa particolarmente piacere ac averlo accettato perché fin dall'inizio il tema proposto, quello del corpo, nel corpo nell'opera di Moravia e fuori dall'opera di Moravia, trovo che sia una, un tema, una sfida, ecco, sia parlarne e tanto più scriverne e però l'ho accettato molto volentieri perché credo che sia centrale <coughs> e credo forse di avere qualcosa da dire su questo tema. Al contrario di altri argomenti, adesso oggi pomeriggio mi hanno scritto una mail dicendo di scriver, se volevo scrivere un articolo molto ben pagato sul rapporto tra uomo e macchina e io ho declinato, ho detto "Guarda, io non so proprio che cosa dire. <ride> mi spiace". Forse sul corpo invece <coughs> Come tema letterario, però, intendiamoci, anche, anche nel parlarne a proposito dell'opera di Moravia o tirando fuori degli esempi, io non ho ovviamente ripassato la sterminata opera del narratore, del saggista, mi sono limitato a, a leggere e in qualche caso leggere per la prima volta anche libri che non conoscevo, che sapevo però tra, diciamo, avere questo argomento tra, tra i tra gli elementi centrali della narrazione, in particolare uno che vedevo citato un po' ovunque, soprattutto in un saggio che io possiedo, perché c'è anche qualcosa che scritto su di me, di uno studioso bolognese, si chiama Bazzocchi, che aveva parlato appunto del linguaggio del corpo e un capitolo era dedicato alla noia di Moravia. È libro che io non avevo letto, un romanzo, quindi diciamo, è stata per me una scoperta e poi invece rileggere libri che magari avevo letto 40, 40 anni fa, tipo quello che forse alla distanza resta l'opera da me preferita, che è quel romanzo breve eh, o raccolto lungo, non ho ancora ben capito come si faccia a definire questo genere che oscilla intorno, questo formato narrativo che oscilla intorno alle 100 pagine, che è Agostino e poi alcuni racconti romani e poi per dirvi di come mi ha preso questa specie di smania eh, proprio l'altro ieri, quando ormai avevo già raccolto tutti gli appunti necessari per fare questa, per fare questa conferenza o relazione o conversazione, eh, mercoledì mattina nel posto dove io insegno che è il carcere delle Bibbie a Roma ho dato un compito da fare perché come anche stasera non avevo voce quindi ho detto essendo quasi afono non riesco a fare lezione quindi ho dato il famoso tema piacere che nel caso di studenti detenuti è piuttosto problematico perché quasi nessun tema fa a loro piacere trattarlo si tratti della vita pregressa della vita futura o della vita attuale e io mi sono messo ingannando il tempo a sfogliare i libri che avevo nell'armadio di ferro e siccome la fondazione Moravia ha donato un paio di anni fa molti libri che io ho distribuito a Rebibbia ne erano rimaste alcune copie c'era anche una copia delle ambizioni sbagliate che io in realtà non ho, non ho letto e mi sono messo lì mentre loro scrivevano a sfogliarlo e a trovare proprio pagina per pagina queste queste descrizioni, queste anzi, non sono proprio delle descrizioni, sono delle introduzioni che Moravia puntualmente fa quando mette in campo un personaggio. Moravia parte sempre da un ritratto, da una descrizione meticolosa, dettagliata e in alcuni casi tecnicamente virtuosistica. Lo, lo posso dire con ammirazione, con vera ammirazione, del personaggio di cui poi. Si racconterà la storia come se questo ritratto preliminare, che è, è vero che è un'usanza se vogliamo della narrativa tradizionale ottocentesca per lo più, però nel suo caso ha un'insistenza maggiore, proprio perché, come poi ho scoperto leggendo altre cose all'interno per esempio della Noia, la rivelazione fisica del personaggio è anche una traccia per così dire fisiognomica di quello che poi il personaggio è come individualità, come carattere come persona e secondo me questi due fattori si incrociano di continuo nel racconto di Moravia cioè rivelare aspetti fisici di una persona ne svela il carattere parlare del carattere o della mentalità o di quello che un personaggio pensa o dice o fa si riverbera poi sul suo aspetto fisico cioè uno di quei casi in cui Secondo me si sì, dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che la divisione che noi facciamo tra anima o spirito o mente e corpo, materia, sostanza fisica di cui noi siamo fatti è una distinzione illusoria. In realtà noi siamo una persona e questa persona è fatta di tutte queste cose insieme. Non si può prescindere dal proprio corpo, non si può prescindere dalla propria mente, dalla propria volontà, dai propri sentimenti. Gli stessi sentimenti, secondo me, si situano proprio sul, sulla, sulla soglia del confine tra quella distinzione canonica tra anima, tra materia e anima, tra spirito e corpo. In realtà i sentimenti non saprei dire se appartengono all'uno o all'altro regno. Allora, in questo modo che ha Moravia di introdurre i suoi personaggi, c'è secondo me una indicazione molto forte su chi questi personaggi sono: non come sono, non come appaiono, ma come essi realmente sono. E ho provato, infatti, mi servirò, se vi fa piacere naturalmente di alcune letture di brevi brani dove secondo me già in questa indicazione di tipo che sembrerebbe di, di tipo puramente fisico abbiamo già in qualche misura l'interezza del personaggio cioè il personaggio si, si presenta e presentandosi o ci viene presentato dall'autore ma nella sua presentazione diventa presente diventa la persona integra intera non solo il suo aspetto esteriore anche perché l'aspetto esteriore non è esteriore, secondo me, è anche l'aspetto interiore. Fra l'altro, proprio negli ultimissimi anni sono degli studi eh, di tipo di scienze cognitive, diciamo in senso generale, che hanno definitivamente spiegato, rivelato, eh, smascherato questo equivoco della differenza tra anima e corpo, per cui... Il modo con cui una persona si presenta a noi, il suo volto, il suo viso, il suo corpo, dicono molto. E anche quindi il famoso giudizio a prima vista che si dovrebbe teoricamente evitare su una persona, in realtà molto spesso è autentico, è vero, que quella persona come ci sembrava è. E questo, secondo me, è una grande permette una grande potenza narrativa. E in questo. Moravia ha un particolare, come dire, accanimento, si accanisce su questi corpi, su questi aspetti, non solo fra l'altro sui corpi, diciamo così, che si intravedono sotto gli abiti, ma sugli abiti stessi che diventano non soltanto delle protesi o dei nascondimenti del corpo, ma in realtà un modo per rivelarlo. La Sarebbe molto bello che qualcuno avesse la sfrontatezza. Di fare una storia dell'abito nella letteratura, di quanto gli scrittori dedichino eh, pagine eh, infinite nel cercare di tradurre la presenza di un personaggio attraverso l'aspetto aspetto del suo abbigliamento. Uno potrebbe moralisticamente pensare che l'abbigliamento, non so, mia madre che era una grande moralista, diceva ah, come ci si veste non conta nulla. E invece conta, quantomeno a livello artistico conta, conta moltissimo l'abito, come conta nelle antiche pitture o quelle rinascimentali o quelle barocche, come il personaggio si presenta e come vuole presentarsi attraverso l'abito che indossa, perché l'abito fa il monaco. Anche questo proverbio che sentivo ripetere tante volte quando ero ragazzino non capivo, perché invece il monaco è prima di tutto l'abito che veste. Um, e qui per esempio ho un, ho, ho, ho un esempio: li ho portati questi. Non mi sono portati i libri perché non ce la facevo nel trolley a ficcarceli tutti. Quindi ho fatto delle foto. Adesso col telefonino non so se sia facile, e col microfono riuscire a leggerli. Ma ci proverò. Tratte da appunto le ambizioni sbagliate. Scusate il mio impaccio, ma forse l'asta sarebbe stata meglio. Ecco, <coughs> queste sono le ambizioni sbagliate. Aspettò un pezzo, poi, quando stava già per suonare di nuovo, la porta si spalancò all'improvviso in una maniera impreveduta e violenta e comparve sulla soglia una cameriera bionda e giovane, ma con un viso così pesto, dipinto e lezioso, con un grembiolino così minuscolo e avvitato, da far pensare piuttosto che a una donna di casa. A una di quelle servette parodistiche dei teatri di varietà, le quali vanno ad aprire con sollecitudine esagerata una finta porta di cartone si lasciano subito abbracciare dal burlesco visitatore e sotto il grembiule, con una modestia ben fatta per rallegrare gli spettatori, muovono cosce nude e muscolose di ballerine. Io a parte devo dire che sono diventato un cultore da quando insegno l'analisi del periodo a scuola che non avevo mai studiato se non al liceo per tradurre dal latino e dal greco, sono, eh, rimango sempre eh, ammirato e sbalordito dal, dal, dalla concatenazione sintattica. Allora l'idea di questa cameriera che appare per la prima volta e appare replicando una figura parodistica che è quella del... Delle servette nelle commedie di vaudeville, diciamo pruriginose, che da una parte sembrano delle cameriere impeccabili, ma guardandole da dietro rivelano queste cosce nude da ballerina. Io lo trovo uh, una concatenazione, diciamo così, sintattica eh, meravigliosa, di cui sono rimasto molto. Ammirato. E in quest'altro punto, sempre le ambizioni sbagliate che non, non dovrebbero far parte della selezione di letture che vi volevo fare, le ho scoperte solo un paio di giorni fa, ehm, sentite questo dettaglio, la vide rialzarsi finalmente dal suo faticoso atteggiamento e sedersi con le spalle contro la parete, assestandosi un cuscino e accavallando con difficoltà le gambe. Una cosa che non mi farà piacere, ripeté, e si passò una mano dietro la nuca, scoprendo una larga ascella depilata di donna matura. Allora, questo semplice movimento di, di, di mettere il braccio dietro la nuca, essendosi appoggiato a una parete, serve questo movimento a scoprire questa ascella depilata di donna matura, che secondo me già rende quasi interamente il carattere di questo, di questo personaggio. Fra l'altro. Eh, raccogliendo gli appunti per questa, per questa mh, digressione sul corpo in Moravia, ho pensato a quanto, almeno non so voi, ma io abbia finito per, per identificare i personaggi di alcuni suoi libri con le attrici o gli attori che l'hanno resa al, al cinema. Per me, per esempio, è ormai molto, molto difficile pensare arte che sembrerebbe il cinema rendere più facilmente la fisicità essendo un'arte visiva ma anche nel cinema ho pensato quanto in realtà sia difficile rendere per esempio la nudità sembrerebbe elementare da un punto di vista come tecnico perché basta avere una, un uomo o una donna nudi e riprenderli in realtà quanto normalmente le scene di nudo siano goffe nel cinema siano marriu 9 volte su 10, ma riuscite, imbarazzanti, ma non per la nudità in quanto tale, ma per quanto viene, per come viene rappresentata. Ho pensato che la nudità sia un tema eh, cinematografico difficile da affrontare tanto quanto lo sport. Eh, solo di recente ho visto dei film sullo sport. Che, avevano, che non, non facevano ridere per quanto erano goffe le scene di tennis o di calcio o di automobili. Adesso, negli ultimi anni, sono riusciti a fare dei film dove lo sport sembra più. E lo sport è il corpo, di nuovo siamo su quel tema: raffigurare un corpo in movimento che, che, eh, che fa un gesto atletico, quanto sia difficile. E comunque, per me è stato definitiva. Ricordo una trentina d'anni fa a Parigi, vedere il film di Jean-Luc Godard Il Disprezzo. E per me da allora mi dispiace per la letteratura da cui questo film è tratto, per me la protagonista della storia è Brigitte Bardot, che appare, fra l'altro, in quel film con un nudo che, appunto, è uno dei rari casi in cui è necessario, in cui è, a parte che è sfolgorante, ma insomma in cui questa nudità non ha nulla di pruriginoso, non ha nulla di, di un'esibizione, o meglio, è veramente un'esibizione del tutto deprivata dei risvolti morbosi che l'esibizione normalmente porta con sé. Esattamente come, rivedendo non tanto tempo fa il conformista di Bertolucci, ebbene, le due, le due signore del film e naturalmente anche Jean-Louis Trentignat, per me sono, si sono incollate definitivamente alla mia, alla mia immagine, all'immagine che mi sono fatte dei personaggi di quel film, e di, ah, appunto, ecco di nuovo un lapsus, i personaggi di quel libro, e cioè Dominique Sandà e Stefania Sandrelli. Fra l'altro un piccolo, un piccolo eh, aneddoto divertente, se, non so se sia ancora così, ma nell'edizione Bonpiani del, um, del conformista, sulla copertina c'è una inquadratura molto bella in cui c'è Dominique Sandà che picchia disperata ai vetri della macchina dentro la quale è Jean-Louis Trentignan, cioè il conformista nel momento in cui i sicari hanno ucciso suo marito, il, il professore antifascista, stanno per inseguire anche lei e uccidere anche lei, <coughs> Ed è, è abbastanza normale che quando un grande film viene tratto da un grande libro poi finisca sulla copertina dell'edizione economica, come in questo caso. Però quella scena nel libro non c'è. Eh, trovo uno de dei salti mortali che fanno le opere quando passano da un, da un regime a un altro regime, dal regime delle parole al regime de delle immagini, pensare che come epitome del conformista, del libro Il conformista, ci sia un'immagine che nel libro non esiste, perché nel libro il personaggio interpretato da Jean-Louis Trentinian non assiste, non è presente all'uccisione del professore antifascista alle, a, a, sulle tracce del quale lui è stato, era stato mandato dal, dai servizi segreti fascisti per poi ucciderlo. L'omicidio avviene a distanza. Ecco che il cinema, però, con una condensazione secondo me necessaria, eh, rende più melodrammatico, se vogliamo, ma forse più forte ancora che nel libro, il, la testimonianza diretta degli occhi di colui che causerà la morte del professore con la sua presenza fisica in quel punto. Quindi quella scena che nel film è bellissima, secondo me rende giustizia al libro che ha tradito in qualche misura, perché quella scena nel libro non c'è. <coughs> Tutte queste cose per dire che questa presenza fisica nella nostra immaginazione poi continuamente oscillerà tra una serie di parole e un'immagine che o ci è stata data, come nel caso del cinema, o che ci fabbrichiamo da noi. Però Moravia, esattamente come farebbe un pittore, e i contatti con la pittura secondo me sono molto forti nella sua opera, ma anche con un'altra arte forse da lui meno considerata o meno importante diciamo anagraficamente nella sua vita che è la fotografia eh, richiesto di, di, eh, per delle interviste rilasciate prima di questo incontro quale fossero delle, dei, un riverbero diciamo così del, 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 dell'attenzione spasmodica di Moravia di, di, nelle sue opere dedicate al corpo nella fotografia io ho fatto l'esempio che non ha nulla a che vedere in senso diretto con Moravia, di una grande fotografa che è Nan Goldin e soprattutto una sua, che vi consiglio di andare subito a cercare se non l'avete mai vista, una sua famosa mostra che si chiamava La ballata della dipendenza sessuale. Eh, fotografie molto crude, molto, molto brutali se vogliamo, ehm, che però hanno la medesima forza. Di, della, della presenza fisica eh, e che oggi secondo me sono ancora più interessanti in un'epoca in cui a mio avviso attraverso un supposto trionfo del corpo della corporalità attraverso il fitness attraverso l'esaltazione della bellezza l'esposizione continua del corpo il corpo invece a mio avviso questa è un'epoca in cui viene sempre più spesso e sempre più Volentieri mortificato, ehm, usato come un puro supporto, come se fosse qualcosa che noi a nostro piacere modelli. Appunto, anche lo stesso concetto, a ben pensarci, del fitness: l'idea di modellarlo il corpo, di non lasciarlo essere come è, ma farlo diventare qualcos'altro. L'usare il corpo come una lavagna su cui scrivere, incidere: quindi, tutta questa per me repellente moda dei tatuaggi moda, non è neanche più una moda quasi un obbligo io poi fra l'altro devo dire che insegnando in galera e quindi vedendo i tatuaggi di chi forse ha qualche ragione pure di farseli direi che possono essere perdonati i tatuaggi solo ai detenuti, ai marinai almeno i marinai della tradizione ma tutte le altre persone anche corpi che sarebbero già di per sé belli, attraenti, interessanti, unici, invece che debbano essere tempestati, soprattutto poi di quest'ultima moda che ho visto della scrittura, di scriversi i nomi del papà, della mamma, dei figli, frasi famose, che normalmente sono anche un po' delle stronzate, quindi ne farei anche a meno, visto che diventano più o meno indelebili. Quindi usare il, usare il corpo, cioè, il corpo è qualcosa che si usa a proprio piacimento, che è soggetto alla volontà dell'individuo, come se appunto di nuovo l'individuo non fosse il suo corpo. Non voglio usare i termini paracattolici, para con cui peraltro sono stato educato, di avere rispetto per il proprio corpo. Però in effetti sì, invece li uso, perché è qualcosa che ha una sua unicità, una sua tipicità. Che noi non possiamo, secondo me, modificare così a nostro piacimento solo per un capriccio di tipo o estetico o, o, o di altro. No, scusate questa piccola tirata, ma secondo me era abbastanza necessaria anche per farvi capire perché io abbia aderito così volentieri a, a parlare questa sera. Um, un, altro, un altro incipit notevole che ho trovato e che adesso cercherò di cavare dal telefonino è quello di, del primo dei racconti romani, dove deve mettere in campo tre personaggi e lo fa in questa maniera, come dire, esauriente e spiccia al tempo stesso. Eccolo qua. Una mattina di luglio sonnecchiavo a Piazza Melozzo da Forlì, all'ombra degli eucalipti. La fontana asciutta, quando arrivarono due uomini e una donna e mi domandarono di portarli al lido di Lavinio. Li osservai mentre discutevano il prezzo. Uno era biondo, grande e grosso, con la faccia senza colori, come grigia, e gli occhi di porcellana celeste in fondo alle occhiaie fosche. Un uomo sui 35 anni. L'altro, più giovane, bruno, coi capelli arruffati, gli occhiali cerchiati di tartaruga, dinoccolato, magro forse uno studente. La donna, poi, era proprio magrissima, col viso affilato e lungo tra due onde di capelli sciolti e il corpo sottile in una vesticciola verde che la faceva parere un serpente, ma aveva la bocca rossa e piena, simile a un frutto, e gli occhi belli, neri e luccicanti come il carbone bagnato, e dal modo col quale mi guardò mi venne voglia di combinare l'affare. Ecco, questa che è contemporaneamente rapidità ma anche attenzione spasmodica a me colpisce perché questo soprattutto in un racconto, il racconto ha come sua caratteristica il fatto di, di dover essere, eh, mentre il romanzo per sua natura è imperfetto perché eh, svolgendosi su un formato molto lungo può permettersi momenti alti e bassi, momenti di, di dramma e di noia. Anche addirittura di riuscita artistica e di minore efficacia, per cui i grandi romanzi hanno dei pezzi che sono mal scritti, pallosi, che sembrano inutili, anche se ricordo che mi convinse definitivamente all'epoca in cui facevo l'università a leggere un saggio di un critico americano che si chiama Frank Maude, il quale diceva che il romanzo. In sostanza, è come uno di quei dolci. Io mi sono immaginato un equivalente italiano: sarebbe il panettone, in cui uno può immaginare che tutta quella pasta un po' in sapore che c'è tra un candito e un altro, tra un'uvetta e un'altra, sia inutile e vorrebbe quindi avere solo la parte più saporita. Ma immaginatevi un dolce che sia fatto soltanto di canditi, uvette, sarebbe immangiabile. Quindi il romanzo ha bisogno per la sua natura, di questo ondeggiamento tra ciò che è fo formidabile e ciò che sembra invece meno interessante, meno importante, quelle, quello che nel teatro shakespeariano, eh, ad esempio, viene chiamato il relief, cioè le scene in cui sembrano dopo quelle forti, le scene madri del, de, 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 degli intermezzi, degli intervalli, dei sipari di, di nulla anche. Il racconto invece che si esaurisce nel giro di. 6, 8, 10 pagine non può avere soste, quindi questi personaggi, una volta incisi in questo modo, resteranno così per le prossime 8 pagine. Fra l'altro, ho visto che Moravia usa un espediente che mi sembrava un po' basso, basso, ma efficace, che è quello talvolta di presentare un personaggio e in un certo modo per cui poi 10 o 20 o 30 pagine dopo. Potrà, essere, potrà riapparire con quella specie di stimmate che gli è stata data nella prima scena, la prima volta che è apparso, un dettaglio fisico. Questo l'avevo trovato in maniera, come si dice, formulare, formulaica, soprattutto in un libro molto caro della mia, della mia infanzia, cioè il libro Cuore. Nel libro Cuore oltre che nel, nel, nell'Iliade e nell'Odissea, dove tutte le volte che si presenta Kill è e Veloce oppure, oppure l'Alba le dita rosate e così nel libro cuore mi accorgevo che tutte le volte che dovevano ricomparire questi compagni di classe che sono una marea ecco che venivano caratterizzati dal berretto di, 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 di pelo di volpe o dal golf color nocciola e la stessa cosa fa Moravia in maniera un po' più delicata di, di, di amici. però quando per esempio nella Noia presenta questa cameriera che si chiama Rita, è un bellissimo ritratto, ve lo leggo. Se, stavolta ce l'ho sul libro e quindi spero di fare meno, meno fatica. Un personaggio secondario, ma eh, forse talvolta credo che eh, la grandezza di uno scrittore si misuri non soltanto su come mette in campo gli attori protagonisti, ma, ma anche e soprattutto le, le figure diciamo, di contorno. Ecco qua Rita, alta, con i fianchi e il petto ampi e robusti, e i capelli curiosamente corti e malamente tagliati, simili a quelli dei condannati o dei convalescenti. Aveva sul volto pallido e un po' lentiginoso un'espressione sorniona, forse a causa di un enorme paio di occhiali cercati di nero che ne nascondevano gli occhi. Notai soprattutto la bocca di una forma come di fiore schiacciato, di un delicato rosa di geranio. Allora, per esempio, questo piccolo dettaglio di avere questi capelli corti e tagliati come uno si immagina che si tagliano quando orta li tagli da solo o c'è cioè qualcuno che lo fa in modo inesperto, tutte le volte che Rita comparirà di nuovo verrà caratterizzata in questo modo. E invece la pro po poche righe dopo... La protagonista del libro che, che poi costituisce l'ossessione del protagonista del libro e di Moravia stesso, e in un'intervista a proposito di questo libro, Moravia, un po' ideologicamente, ma con la sua chiarezza un po' brutale, diceva che in fondo, il libro, era proprio dedicato a quell'incolmabile iato, a quell'abisso che separa l'osservatore dall'osservato, l'artista dalla sua materia, l'amato dall'amata o l'amata dall'amato, cioè incolma, questa incolmabile distanza che noi abbiamo nella nostra stessa finitezza corporale quando abbiamo di fronte l'altro, l'alterità, cosa che se io credo, umanamente può essere doloroso il fatto di non riuscire a comunicare veramente con l'altro, a possedere l'altro, a entrare in comunicazione con l'altro, è però, io credo, dal punto di vista artistico, invece quasi, non dico un dovere, però una condizione privilegiata, perché colui che poi deve ritrarre, colui che deve raccontare, non può essere parte della cosa, deve essere necessariamente, deve... Osservare un qualche distacco. E se non è una ricetta letteraria questa del distacco, può essere una condizione umana di partenza. Solo negli ultimissimi giorni prima di questo incontro ho pensato a una condizione che non avevo mai associata re realmente alla, alla figura di Alberto Moravia. E cioè, anche se è famoso il fatto che avesse passato. A letto parte della sua adolescenza malato, e poi fosse rimasto. Io non ho, non ho, mentre penso, come tutti noi che abbiamo fatto le scuole a Leopardi come gobbo, non penso mai a Moravia come zoppo, e invece questa distanza dal mondo, dalle cose, dalla scuola, perché Moravia non, ha, non è andato a scuola, questo fatto di sentirsi altro rispetto al mondo e, e Sentire il mondo come altro da sé in maniera irrimediabile, ha fatto secondo me la sua natura di scrittore. Lo ha reso scrittore, lo ha obbligato a essere. Uso un termine che normalmente viene, viene adoperato in modo dispregiativo, ma nel suo caso invece non è così, anche se talvolta può essere confuso, e cioè il termine voyeur. Il voyeurismo è considerato una depravazione, una perversione, ma. Se ci si pensa bene a livello artistico, il voyeurismo fa l'artista: l'artista è un voyeur, è qualcuno che guarda la vita, guarda le persone, eh, altrimenti non potrebbe renderle. E se fosse interno, totalmente interno, affondato nel mondo, non potrebbe mai ritrarsene abbastanza da poterlo poi restituire agli altri, ai lettori, agli ascoltatori, ai a coloro che guardano o leggono o ascoltano le sue opere. Quindi questo tema della distanza, del distacco, è anche per Moravia un tema autobiografico. Io, questo non l'avevo in verità mai pensato veramente, <ride> ma questo essere respinto dal mondo e respingere il mondo, che ripeto, dal punto di vista di esistenziale è un puro dolore e basta, da un punto di vista artistico è invece una tu un vantaggio una posizione di vantaggio pensavo poco fa parlando con la direttrice a forse il più, il più grande scrittore novecentesco e il più alienato di tutti cioè Franz Kafka e io penso che senza questa distanza abissale dalle cose non ci sarebbe poi quella capacità invece di Kafka di restituzione del mondo di rappresentazione del mondo è una rappresentazione estremamente fisica di solito si pensa a Kafka, come uno scrittore onirico, uno scrittore del sogno, dell'incubo, ma non c'è, a mio avviso, in nessuno scrittore del Novecento una vividezza fisica, una presenza fisica forte, come c'è nei personaggi raccontati da Kafka, che parla sempre di scarpe, di abiti, di cappelli, di gesti. C'è cioè una gestualità incredibile in Kafka, cioè è, è sempre tutto incarnato. Ecco, l'incarnazione è proprio eh, necessaria nella letteratura. La letteratura è incarnazione, anche se sembrerebbe utilizzare il mezzo che è più disincarnato per sua natura, cioè la parola. Però, di nuovo, siamo in un problema di carattere tecnico, in questo caso tecnico-letterario. L'altro giorno, sempre scusate se faccio riferimento, ma sono le cose che mi accadono più recentemente, quindi mi viene da portarle come esempio: mostravo ai miei studenti un trattamento della materia talmente virtuosistico da diventare più vero della carnalità stessa, cioè nel ratto di Persefone, Ade che rapisce Persefone del Bernini, questo dettaglio del, della mano di, di Ade che, adoperando una materia fredda, gelida, in colore come il marmo, riesce a rendere tutta la violenza del rapimento attraverso la, attraverso la rappresentazione delle dita di Ade che affondano nel, nella carne, nella, nella coscia della, della ragazza. E dico, ecco, questo è quello che l'artista fa quando riesce ad operare una materia che sembrerebbe refrattaria a rappresentare la fisicità e invece la rappresenta in un modo che leva il fiato, che anzi è più forte addirittura di quello che potrebbe essere vedere questa azione compiuta realmente. La, la rappresentazione, questo poi è il segreto probabilmente della letteratura, del teatro. E la rappresentazione può, avere, può darci una risposta emotiva che può essere persino superiore a quello del fatto reale a cui si ispira. C'è un filosofo, non mi ricordo più come si chiama, che ha definito queste emozioni che noi viviamo per interposta persona. Le, le, le ha definite, cioè per interposta persona, per esempio, leggendo un libro, guardando un film, cioè il fatto che piangiamo o ci emozioniamo, abbiamo paura, ma non stiamo vivendo la cosa. No, che sta accadendo sullo schermo, nel libro, le ha chiamate quasi emotions. Ma io invece le leverei quel quasi perché, secondo me, forse come amante della letteratura, del cinema e delle altre arti, io posso dire di essermi talvolta più emozionato, anche se non ero io a vivere direttamente l'esperienza che veniva raccontata o mostrata, di quanto poi mi sia accaduto quando sono stato io protagonista in prima persona. Di un evento emozionante, cioè io mi emoziono di più a vedere um, un pomeriggio di un giorno da cani. Di quanto mi è accaduto di emozionarmi quando io sono stato preso casualmente come ostaggio in una rapina dove non ho provato assolutamente nulla, mentre se vedo gli ostaggi del film di Sidney Pollack, il mio cuore batte più forte. Questo è un po' una cosa che. Allarga moltissimo, credo, i confini della nostra vita. Perché se dovesse essere la nostra vita ristretta soltanto a quello che viviamo di persona, penso che staremmo freschi. Ehm, sempre, sempre nella noia, vorrei leggervi questo pezzetto su Cecilia. Cecilia ha una caratteristica molto interessante che, che forse Moravia nel. Nel romanzo riprende anche troppe volte, cioè del fatto che il suo corpo non è simmetrico, cioè nel corpo di Cecilia ci sono due elementi contrastanti, una certa snellezza adolescenziale, una certa grazia di ragazza ancora impubere se vogliamo, e poi alcuni elementi, in particolare il seno che invece sono di donna fatta. E questo questa specie di, di incrocio di, di, di corpi diversi, a parte che io stesso in un mio libro l'ho trattato quando descrivendo una di quelle scene in maniera forse leggermente grottesca, di quando andavo in piscina ed ero quelli che nuotano mentre nelle corsie vicine c'è cioè l'acqua gim. E, e tu vedi le persone, le vedi prima sott'acqua e vedi soltanto la parte di sotto del corpo che di solito salta, balla, fa movimenti piuttosto sceni, devo dire, visti da sott'acqua, e poi non, però non sai chi, chi è il, diciamo, il proprietario di quelle gambe, di quei, di quei culi che ballano e che fanno questi, queste, secondo queste indicazioni no, del, del trainer. E poi quando, quando prendi, per esempio facendo rana, è lo stile migliore per osservare questa cosa, perché vedi prima sopra, poi sotto, sopra e sotto, e ti rendi conto che le persone, molto spesso i corpi delle persone non sono affatto, ehm, sembrano proprio composti con, come con l'ego, cioè con pezzi di, di persone diverse che sono state messe insieme un po' casualmente dal creatore o dai loro genitori o dal caso, insomma. E questa è una delle caratteristiche che ha proprio che ha proprio Cecilia, cioè di avere questo corpo che è per metà adolescente e per metà donna fatta. Vediamo se ho scelto il pezzo giusto. per Fra l'altro lo dice a un certo punto proprio nel, nel, nel romanzo stesso Moravia. E questo è appunto una scena di nudità. Ora uno prende sempre, purtroppo secondo me, l'esibizione della nudità e soprattutto nell'opera di Moravia ma anche di chiunque si sia dedicato al nudo nudo femminile o nudo maschile la stessa cosa cioè con una forma morbosa e probabilmente c'è un aspetto morboso perché ripeto il voyeurismo oscilla tra e anche se vogliamo una forma di attenzione spasmodica allora chiunque si fissa a, a, a guardare l'altro un altro corpo un'altra donna un'altra persona è ovvio che diventi immediatamente inopportuno. Se c'è qualcuno che ci guarda fissamente, dopo un po' noi ci sentiamo in imbarazzo, che cosa, cosa vuole questa persona. Però è anche vero che l'ossessività dello sguardo è una caratteristica fondamentale dell'arte in generale. Senza questa ossessività non avremmo le foto di, di Anarbus non e anche morbosità, non avremmo le foto della, della grande uno dei più grandi fotografi del Novecento di recente scoperta che è Vivian Mayer eh, si vede che c'è un elemento eh, di anche di crudeltà oltre che di morbosità nel, nell'osservare in maniera così spietata la corporalità altrui specie quando questa corporalità poi ha degli aspetti repellenti ripugnanti eh, sgradevoli fra l'altro penso che quello che viene descritto nella noia sia il la prima volta in assoluto nella storia della letteratura in cui si descrive una donna mentre sta urinando. Adesso non so perché non sono uno specialista della materia, ma insomma non so se mai prima d'ora un gesto che viene ripetuto da noi altri 5, 6 o più volte al giorno, un gesto quindi fisiologico, naturale, avesse mai trovato posto nelle pagine della letteratura. Quindi poi, fra l'altro, quando si pensa a Moravia come uno scrittore tradizionale o tradizionalista e magari invece mh, ehm, scandaloso per i suoi contenuti, ma questo di scandalo non è il contenuto, è il fatto di avere per la prima volta, come aveva fatto Joyce per la prima volta, raccontando quali possono essere i pensieri di una donna che si sta addormentando e mescolando quindi... Il sentimento, l'oscenità, il desiderio, eh, il rimpianto, il rimorso, tutto insieme. Lì il bello non, non sta tanto nel fatto che vengono rivelate cose impudiche, ma il fatto che vengono rivelati come parte della vita aspetti che normalmente erano sempre ignorati, che non erano mai stati detti, e che pure fanno, sono parte integrante della nostra vita, come il fatto di andare a. Di pisciare, Adesso ho usato il termine urinare perché, perché è giusto chiamarlo così, però come mai non era mai avvenuto? Non so, poi penso io che sia la prima volta, magari era già stato fatto. Comunque, dice: Racconta Moravia de, di, di Cecilia, era nuda completamente, stringeva contro il petto con le due mani un asciugamano e camminava sulle punte dei piedi, vedendola. Non potei fare a meno di pensare che i balestrieri. Che è il pittore di cui lei è stata il vecchio pittore, lui sì, un vero porcone ehm, di cui era stata amante Cecilia prima di lui, Besteri non aveva esagerato ritraendola con le fattezze formose che avevano destato la mia incredulità. Perché quando poi lui la vede per le volte, vede una ragazzina e dice: Ma allora quella nuda che appare nei quadri di Besteri. Balesteri ha esagerato nel farla invece così piena. Aveva infatti un seno magnifico. Pieno, solido e bruno, che però discordava e pareva, per così dire, quasi staccato dal busto, il quale era invece quello di gracile e magro di un adolescente. La vita era anch'essa quella di una fanciulla, incredibilmente snella e flessuosa. Ma nei fianchi, compatti e forti, riappariva il carattere adulto che si notava nel seno. Qui quindi abbiamo come dire una compresenza di motivi fisici e motivi anagrafici che trovo, e, um, questo mi è, mi è accaduto anche di discuterlo, um, molte volte parlando in, con, di scrittura o di sceneggiatura cinematografica, e cioè anche se la sceneggiatura sc cinematografica dovendo produrre un'opera che si esaurisce in un'ora e mezza, in due ore, è necessariamente un po' più didascalica, schematica, i personaggi... Devono essere, hanno troppo poco tempo per mostrare lati diversi da quelli con cui vengono presentati all'inizio. Mentre in un romanzo, anzi, il bello del romanzo è che il personaggio che noi incontriamo all'inizio non sarà lo stesso che leggeremo alla fine. Anzi, il romanzo è quello, è la trasformazione di un personaggio, è la scoperta di ciò che del personaggio noi nemmeno sapevamo o immaginavamo. Il fatto che vi sia qualcosa sempre di contraddittorio. Mentre, per esempio, il cinema contraddittorio all'interno della, della personalità. Mentre il cinema, in particolare il cinema italiano degli ultimi anni, in particolare il cinema italiano della commedia degli ultimi anni, crea dei tipi e il tipo è quello e non può essere minimamente contraddetto. Anzi, si aggiungono continuamente dettagli che lo tipizzano sempre di più, sempre di più. Diventa sempre più una, uno stereotipo, una caricatura, un personaggio di satira in realtà, questo è un po' un grande limite, solo nella satira secondo me è permesso che un personaggio sia se stesso e basta, l'avaro sia avaro, il eh, misantropo sia misantropo, in tutti gli altri casi un po' più complessi un personaggio ha delle contraddizioni interne, mostra sempre aspetti che non ci, non as non ci aspettavamo di trovare in lui, anzi meglio, che lui stesso non credeva di avere. Questa poi credo sia una grande scoperta esistenziale che noi facciamo prima o poi di noi stessi quando ci accorgiamo di essere capaci di cose brutte o belle che non, di cui ignoravamo la natura. Questo mi è stato spiegato molto bene da un signore, credo un insegnante di latino, quando presentando un mio libro che si chiama Un adulterio, io ho sempre pensato che adulterio volesse dire andare verso un altro cioè non la propria moglie, il proprio marito, il proprio fidanzato, ma qualcun altro, lo vedevo così, adulterio, andare verso l'ulteriore, ciò che è diverso. E lui invece, giustamente, ricordandomi l'etimologia del termine, della, del verbo adulterarsi, l'adulterio, l'adulterarsi è quando si scopre un altro dentro di noi. Non un altro fuori di noi, ma un altro che sta dentro di noi e che noi non immaginavamo di, che, che ci abitasse, e invece c'è, e invece lo scopriamo. Lo scopriamo quando scopriamo di essere degli infami, di essere dei vigliacchi oppure di essere coraggiosi, di essere efficaci, eh, generosi, magari avendo sempre pensato di essere invece parsimoniosi, pieni di cautele. Quindi. In questo caso, nel caso di Sicilia viene rappresentato proprio plasticamente, cioè di una donna che non è, un, non è una ragazza, non è una donna, è entrambe le cose, e questo a partire dal suo aspetto fisico. Um, questo viene ribadito, ecco qua, vediamo se lo trovo. Vabbè, questo dice più o meno la stessa cosa, quindi non la ripeto. scusate ah sì ma io non so fino a quando noi possiamo andare avanti perché io ho pagine e pagine potrei leggervi una quantità di cose quindi ho bisogno che qualcuno dell'organizzazione o l'uditorio stesso mi dica quanto posso dilungarmi perché fino adesso non ho minimamente trattato di quello che invece è il libro fondante della mia della mia dissertazione, cioè Agostino. Agostino, se non l'avete letto, leggetelo, se no, l'avete letto come me molti anni fa, rileggetelo, perché rimane dentro di noi questa idea, giusta peraltro, che si tratti di un libro dove un adolescente un po' timido, un po' forse ingenuo, forse un po' ritardato rispetto alla sua età, dovrebbe avere credo 13 anni, scopre in un'estate, scopre la natura femminile di sua madre, scopre che sua madre non è solo sua madre, non è soltanto l'oggetto del suo affetto, del suo amore, della sua dedizione e che soprattutto questo affetto, questo amore, questa dedizione la madre non lo riserva soltanto a lui, al figlio tanto benvoluto, ma lo può riservare ad altri. La madre è una donna, è una, è una bella donna, è una donna libera, è una donna che può dedicare se stessa non soltanto a questa figura materna a cui sembrava dal punto di vista dell'ingenuo adolescente, ma ancora, devo dire, molto diffusa della nostra... Eh, i nostri costumi l'idea che sia prima di tutto sostanzialmente una madre però eh, la lettura di questo libro è piuttosto sconvolgente perché io ricordavo fra l'altro ricordavo anche interessante questo fatto ricordavo un episodio una descrizione fisica molto precisa che poi rileggendo il libro non ho trovato quindi eh, è interessante come la nostra memoria poi ricordi delle cose che che non, non esistono. Io ricordavo questa scena in cui la madre con un, vestito, con un costume intero nero si tira fuori dall'acqua, esce dall'acqua e in quel movimento un po', un po' goffo, ma che può essere anche molto, molto sexy se vogliamo, si rovescia dentro la barca tirandosi su con le braccia con forza e poi cascando all'interno della barca. Questo a parte che non è possibile, perché non è una barca, ma è un pattino, quindi non ha un interno, e poi non c'è nel libro. E infatti, credo di averne parlato alla radio perché non avevo ancora riletto Agostino, ma lo ricordavo tanto bene, quindi l'ho citata questa scena, poi, giustamente, l'allora direttore editoriale di Bompiani, cioè Mario Andreose, mi ha corretto <ride> ricordando che forse la scena più conturbante non è questa che non esiste infatti nel libro ma quella in cui ehm, la madre dice al protagonista d'Agostino di non girarsi e lui è chino sui remi a remare la madre dietro di lui alle spalle si leva a parte del costume per prendere il sole e lui sa sente fra l'altro è una scena veramente molto molto forte quindi ecco, quello è un caso in cui la fisicità viene descritta attraverso la sua assenza, perché lui non la vede seminuda, la vediamo noi. È uno di quei casi ironici, nel senso proprio etimologico del termine, in cui il lettore sa delle cose che il protagonista ignora, esattamente come nel film dell'orrore, noi abbiamo paura per la ragazza inseguita dal maniaco, ma lei non sa che c'è il manioco, ma noi sì. Quindi noi sappiamo di questa... Eppure, Agostino in qualche... In in qualche misura sente questa presenza fisica alle sue spalle, soprattutto attraverso quel divieto, di quel non voltarti. Eccolo qua. Ve lo leggo. Poi, quando siete stufi, o oh, bisogna chiudere, me lo dite. A un tratto, la madre apriva gli occhi e diceva che era un piacere nuovo stare distesa sul dorso con gli occhi chiusi, sentendo l'acqua trascorrere e ondeggiare sotto la schiena. Oppure domandava ad Agostino che le porcesse il portasigarette o meglio che accendesse lui stesso la sigaretta e gliela desse. Tutte cose che Agostino eseguiva con compunta e trepida attenzione. Quindi la madre fumava in silenzio e Agostino se ne stava chino voltandole le spalle ma con la testa girata di fianco, in modo da poter vedere le nuvolette di fumo azzurro che indicavano il luogo dove la testa della madre riposava, i capelli sparsi nell'acqua. Ancora la madre, che non sembrava mai saziarsi del sole, pregava Agostino di remare e di non voltarsi. Intanto lei si sarebbe tolto il reggipetto e avrebbe abbassato il costume sul ventre, in modo da esporre tutto il corpo alla luce solare. Agostino remava e si sentiva fiero di questa incombenza, come di un rito a cui gli fosse concesso di partecipare. E non soltanto non gli veniva in mente di voltarsi, ma sentiva quel corpo là dietro di lui nudo al sole come avvolto in un mistero cui doveva la massima venerazione. In effetti, <coughs> fra l'altro, la letteratura e l'arte molto spesso riescono a essere così frontali pur non mostrando la cosa di cui, di cui ci informano. Io, un più pop che mi viene in mente di questo, di questo procedimento ce ne, ce ne sono anche alcuni molto nobili come per esempio nel famoso film di Fritz Lang eh, M il mostro di Düsseldorf quando non potendo mostrare il mo il, non potendo far vedere il mostro che, che uccide la bambina Vediamo soltanto il palloncino che lei teneva in mano che vola eh, e finisce tra i, tra i fili dell'elettricità. Ma ancora più, ancora più forte questa, questo sdoppiamento avviene nel film di Disney Pinocchio, in quella che secondo me infatti è ancora più terrificante vista così, e cioè nella trasformazione di Pinocchio e Lucignolo in ciuchini, in, in asini che non potendo essere mostrata o per pudore o perché in effetti sarebbe difficile da rendere, non so se ve la ricordate quella scena, si vede la loro ombra proiettata sulla parete e si vedono loro che si ingobbiscono e pian, piano piano gli sputtano le orecchie. Ed è veramente una scena horror dove l'horror è ancora più forte perché noi non vediamo la cosa, ma la cosa ci viene... In questo caso, letteralmente proiettata altrove. Io lo sperimentai con i miei figli, vedendo quella scena e loro, quando succedeva quella cosa, proprio no! Perché in effetti faceva ancora più paura che se ci fosse stata, diciamo, i dettagli della trasformazione. È questa potenza dell'arte. Vabbè, Agostino è pieno zeppo di questa roba, quindi... E fra l'altro non riguarda, perché uno dice, vabbè, allora è ragazzo che scopre il corpo della madre. No, perché il ragazzo che scopre il proprio corpo, ragazzo che scopre, e queste scene io non me le ricordavo per niente, troppo fissato su questa storia della madre, la banda di ragazzi locali selvaggi, quando ancora la Versilia, penso sia la Versilia, era selvaggia, quando qualsiasi posto di mare italiano era selvaggio la banda di, di, di monelli eh, mezzi delinquenti che adottano eh, Agostino, lo scherniscono, lo maltrattano, lo ricattano, lo mettono sotto e gli rivelano in maniera brutale il rapporto della, della madre, di sua madre con, con l'amante e tutti i misteri a cui, eh, da cui Agostino era stato, i misteri del sesso, dell'iniziazione erotica da cui lui era rimasto tagliato fuori e ancora più clamoroso un personaggio che ho totalmente rimosso dalla mia memoria che è questo del non male l'idea che ci sia un adulto in mezzo a questa banda di ragazzini di questo ripugnante bagnino con sei dita saro un personaggio sinistro che anche questo che già il fatto che ci abbia, adesso non c'è niente di male avere sei dita, io ho anche un nipote che quando era nato aveva sei dita, adesso il sesto te lo tagliano, ma allora evidentemente te lo lasciavano, cioè quando questo Saro parla, si, si manifesta, ecco che questo sventagliamento di, di dita in eccesso crea questa ripugnanza, e quando poi Saro porterà con sé in barca Agostino e lo molesterà, eh, è una concatenazione inevitabile che parte da questo suo aspetto eh, incombente, minaccioso. Saro è un po' come il, un, il ciclope nell'odissea: no? lui ha un dito di più, quell'altro ha un occhio di meno, ma questa forma di mostruosa, insomma, fin dall'inizio annuncia. La minaccia che a cui Agostino non, non può sottrarsi perché è ingenuo. Anche l'ingenuità è un elemento fondamentale della narrativa perché, se i personaggi sapessero quello che gli deve succedere, si guarderebbero bene da, dall'imbarcarsi nelle loro avventure. Ecco, Saro viene descritto così: Agostino guardò l'uomo, era grande e grosso, poteva avere un po' meno di 50 anni. Questo è molto bello perché è un uso singolare dell'aggettivo benevola. Aveva una testa sorniona e freddamente benevola, accostamento di questi due termini, perché la benevolenza di solito ci dà un'idea di calore. Invece, lui era fred... la testa era freddamente benevola, calvo, con la fronte curiosamente conformata come una sella i piccoli occhi ammiccanti il naso rosso e aquilino le narici scoperte piene di venuzze vermiglie ripugnanti a vedersi aveva baffi spioventi e sotto i baffi la bocca un po' storta che stringeva il sigaro indossava un camiciotto sbiadito e un paio di pantaloni di cotone di cotone turchino un pantalone gli scendeva fino alla caviglia l'altro era rimboccato sotto il ginocchio la pancia l'aveva cinta da una fascia nera. Ultimo particolare che accrebbe in Agostino il primo ribrezzo egli si accorse che il, il saro, così si chiamava il bagnino, aveva in ambo le mani non cinque, ma sei dita che davano alle mani un aspetto enorme e numeroso e più che dita parevano tuzzi tentacoli. E un piccolo dettaglio ironico. Agostino studiò a lungo quelle mani. Ma non gli riuscì di capire se il saro avesse due indici o due medi o due anulari. Questo, me, questo piccolo dettaglio in più del fatto che non si capisce questo sesto dito a quale altro dito della mano si accoppi. Parevano tutti di uguale lunghezza, fuorché il mignolo, che spuntava un po' fuori dalla mano come un rametto alla base di un tronco nodoso. Ecco, io questa, questa insistenza, questa. Descrizione talvolta quasi a scomparti, molto spesso partendo dall'alto e andando verso il basso, un po' come fa anche Flaubert quando introduce in Madame Bovary il personaggio di Charles all'inizio e comincia a descriverlo dal cappello, poi piano piano scende. Fra l'altro, il personaggio di Charles Bovary che sembrerebbe essere fondamentale nel romanzo, dopo un po' viene messo da parte. E il romanzo si sposta e diventa Madame Bovary quando cominciava, invece come Charles Bovary. Quindi anche un, un esempio di come l'attrattiva del personaggio poi guidi il romanzo anche talvolta eh, fuori dal progetto che lo scrittore ne aveva. Altro, altro esempio di contraddizione fruttuosa, cioè tu pensavi di scrivere un romanzo su una certa persona. Questo è successo per esempio... Anche in Dostoevsky quando scriveva i demoni o i demoni, perché mi hanno rimbrottato dicendo che giustamente per dire demoni, visto che si tratta di diavoli, e cioè che il personaggio principale doveva essere questo Verkovienski. Però dice Dostoevsky nei suoi, nei suoi taccuini che gli veniva troppo buffo, troppo disgustoso, troppo sgradevole. Non poteva andare avanti un romanzo intero su un personaggio così negativo, ci voleva Stavrogin. E quindi dalla metà del libro in poi, ecco che ci accorgiamo che il vero protagonista non è Wierkowski, ma è Stavrogin. Questo, pre essere, questo prendere la mano della storia e in Moravia ho trovato proprio questo che mi ha molto colpito, e cioè di quanto da questo aspetto fisico poi si sviluppi la trama. Anzi, mi è venuto da pensare talvolta che lui non avesse chiara, come per molti scrittori in realtà, anche per il sottoscritto, che cosa dovrà accadere, ma una volta che tu hai un personaggio, lo hai creato, è lui che fa le cose che ci si aspetta o che non ci si aspetta che faccia, cioè una volta messo in campo il gioco e il personaggio a farlo, la situazione che tu hai, hai creato, poi devi lasciare un po' di margine, un po' di spazio perché agisca. Um, un altro, forse, non so se, si fa quasi ora di cena, Se, un ultimo, ultimo dettaglio che mi avvicina mi ha molto avvicinato eh, la rilettura di Moravia al paragone, al parallelo che si può fare con la pittura, a parte poi alcune somiglianze, alcuni paralleli che si possono fare proprio con alcuni pittori. Fra l'altro so che non ho, non ho il tempo purtroppo di vederla, che c'è qui adesso una mostra di pittura. Che ha a che fare con l'opera di Moravia, ma io le, le, semplicemente leggendo e rileggendo questi, questi libri di cui vi ho parlato, ho trovato dei riferimenti molto forti con l'arte italiana degli anni 20, 30, 40, eh, a Donghi, a Cagnaccio di San Pietro, molto forti, anche a, a pittori non italiani. Soprattutto questo che, se non conoscete, io l'ho visto di recente in Germania, eh, parecchie opere che Christian Schad in particolare legato anche in quel caso alla deformità fisica um, fino ad arrivare a Francis Bacon cioè quindi diciamo dei pittori che hanno fatto della, della, della mate, ma, matericità del corpo umano l'oggetto principale della loro, della loro ricerca ecco in Moravia talvolta io ho molti altri esempi di, da darvi ma temo che posso solo dire questo perché è molto breve Ecco, eh, quando Agostino arriva che la e la madre si ricompone rapidamente perché è stata appena baciata o si è baciata con il suo amante e lui la vede quindi in questo stato di alterazione e ormai lui sa che cosa accade tra, tra quest'uomo e, e questa donna, Agostino si avvicinò, la madre ansimava con una tale violenza. Che gli si vedeva distintamente il petto levarsi e abbassarsi sotto la seta del vestito. Più che mai brillavano i suoi occhi. Aveva la bocca semiaperta, i capelli in disordine. Una ciocca molle, e aguzza, viva come un serpente, le pendeva lungo la, la guancia. Che c'è, Agostino? E la ripeté con voce rotta e bassa, accomodando alla meglio i capelli. Ecco, ehm, in molti casi ho la, ho la sensazione che. In queste descrizioni fisiche, talvolta anche molto insistite, Moravia procede esattamente come procedono i pittori, e cioè con quel termine, non vorrei usarlo impropriamente, ma credo che sia questo, della cosiddetta campitura, cioè la campitura dei colori. In fondo la composizione di un quadro non è altro come il riempimento progressivo di spazi vuoti, bianchi, quelli della tela, con dei colori, fino ad arrivare alla saturazione completa fino ad arrivare alla completezza del quadro. Poi ci sono anche quadri, diciamo, che lasciano zone di incompiuto, ma normalmente il quadro nella sua interezza è tutto quanto colorato. Allora, Moravia, ho la sensazione che lavori esattamente allo stesso modo, per saturazione, cioè quando alla fine non c'è più spazio, lo spazio può essere un paragrafo, per esempio, quindi. L'equivalente del formato del quadro sarebbe il paragrafo o la pagina. Quando la pagina è stata tutta quanta riempita, allora si può passare ad altro. Allora, come il pittore fa, si può staccare il quadro dal cavalletto e mettercene sopra un altro, ma pazientemente, lentamente. Ogni tocco progressivo deve riempire lo spazio. Questo può dare anche e a me talvolta dà un senso quasi di soffocamento, di strangolamento. Quindi del resto è la, la corporalità medesima a darla. La nostra corporalità è ingombrante, quella altrui ancora di più. Anche due amanti abbracciati possono alla fine non sopportarsi più, non, non sopportare l'altro in quanto persona, ma non sopportare più l'incombenza del corpo altrui quando ti preme addosso. Fra l'altro pensavo di nuovo, a proposito del distacco che l'amante. Totalmente preso dall'amato, dall'amata, non vede, non lo vede perché gli sta incollato. Quindi ancora una volta, questo distacco, questa distanza è quello che crea la visione. E il pittore non ha non a caso per vedere il quadro, se ne allontana, se ne deve allontanare finché sta attaccato al quadro, lo sta dipingendo, ma non lo sta vedendo. Io ho visto. Al volta dei pittori al lavoro e vedo quante volte fanno questi quasi dei chilometri per poter vedere quello che hanno fatto nel momento in cui lo stanno facendo non lo vedono esattamente nello stesso modo questa possibilità di distanza a, a mio avviso andrebbe non soltanto conservata ma addirittura celebrata come la possibilità stessa dell'arte normalmente noi di nuovo se come noi Consideriamo negativamente il termine voyeur. Noi consideriamo la parola distacco sempre negativamente, no? Diamo una coloritura a una persona distaccata, indifferente, lontana e fredda, ma è nel distacco, secondo me, la possibilità della anche della comunicazione. Noi non possiamo comunicare con qualcuno che ci sta incollato. Per comunicare occorre che ci sia la distanza. Moravia ha anche, diciamo così, nella, nella sua nella fortuna diciamo della sua letteratura l'idea della de, de, de sua, sua freddezza e del suo distacco gli è stata anche imputata adesso secondo me una, alla nostra distanza noi adesso finalmente se vogliamo ce ne siamo liberati e quindi possiamo ritrovarlo proprio perché si è ristabilita questa distanza tra noi e lui esattamente come si è ristabilita nella mia lettura di Agostino 40 anni dopo averlo letto e quindi questo distacco può essere appunto una virtù, un privilegio, una specificità tecnica e un motivo di ammirazione. Grazie.